Buongiorno a tutti, oggi presentiamo la riparazione di un Audison Bit10, un processore che ci ha spedito il nostro cliente Alessandro. Il problema inizialmente era di un bump in uscita sul canale front, esattamente sul canale R. Quindi in pratica nel momento in cui si spegneva l'autoradio oppure dal Bit10 si eseguivano delle operazioni tipo cambiare sorgente o qualsiasi tipo di operazione, lui dava questo bump in uscita sull'RCA, o anche quando togli e inserisci l'RCA dava questo bump in uscita solo sul canale R del front, quindi su tutti gli altri invece estremamente perfetto. Lo abbiamo riparato e dimostriamo come funziona. Quindi cambiando sorgente, se proviamo, ora sta suonando, vediamo un po' il volume. Noi qui siamo stati costretti a simulare praticamente tutta la situazione in auto, quindi l'autoradio, il Bit10 e un amplificatore che amplifica ovviamente e lo manda a una cassa in uscita. Quindi l'operazione di cambio sorgente ora è collegato in effetti il canale R, eccolo qua, lui cambia, rimane praticamente muto, non dà nessun audio in uscita, non dà nessun bump perché gli ho cambiato sorgente. Ora rimettiamo aux e non darà di nuovo il bump, mentre il difetto era proprio quello, eccolo qua, e funziona perfettamente, quindi il bump non c'è. Proviamo anche con gli RCA a staccare l'RCA. Questo qua era il canale R che gli dava il problema, ovviamente poi li abbiamo anche riprovati tutti. Staccando e rimettendo l'RCA, il bump è scomparso. Quindi confermiamo che la riparazione è andata a buon fine, la spedizione ovviamente parte stamattina, Alessandro. Ti ringraziamo per averci scelto e buona giornata a tutti.